Nella periferia di Torino, delimitata da una linea gialla, è cresciuto un enzima che alimenta spazi sociali e comunità. Dentro il confine della linea gialla, anche negli orti urbani sta crescendo qualcosa di diverso. In Italia i contadini urbani sono circa 5 milioni, persone che curano un orto in giardino, in terrazza o in uno spazio comunale. Un esercito con la zappa in mano. Un confine, una linea gialla, li potrà fermare? Non abbiamo optato per la serra, abbiamo preferito lasciare riposare il terreno. E infatti adesso si gira, poi si gira e si lascia riposare. Facciamo l'asta? A chi offre di più? Allora, cosa facciamo offrire qua? Abbiamo dei semi fantastici. Abbiamo lo zucchino. Che offre una storia per uno zucchino. La storia più bella vince. Uno zucchino. Si può seminare singolarmente oppure si può fare in coppia. Guarda che belle fave che stanno venendo su. Come ho già detto, facciamo esperimenti. Avevo già l'orto dall'altra parte in riva al laghetto. Perché poi ci hanno espropriato quell'orto perché devono fare un parco, no? Programmato un bel parco, dicono, e quindi di conseguenza hanno fatto un lotto di orti qui dove... E non so se avete notato, nel mio orto c'è anche la bandiera sarda, perché l'Italia è nata praticamente in Sardegna. Ma che voglio con la chiesa, ma non ce l'ha, ci mela. Ma devi guadagnarsele. Come si chiama? Tu. La signora Anna. La signora Anna. Questa la tutti i giorni. Veniamo a mangiarla a casa sua. Che facciamo gli orecchietti. Questo è il nostro qua. Avete messo anche i ciclamini. I piselli, li vedi? Eccoli qua, piselli. Vedi, là ci sono i piselli. Ah, ce ne fanno anche questa roba. Ma che belle carote che ci abbiamo. Qua ci sono le carote. Fai alle carote, guarda. Però questa cresce gialla. È brutta. Così. No, è proprio insalata. Sì, amico, sono tutti cinesi? Tutti, sono tutti cinesi. Sono tutti cinesi. Tutti piantati così, tipo di cose che hanno loro, insalata. Sono bravi a coltivare le verdure i cinesi, meglio di noi, sono veramente in gamba. Apri che vogliamo vedere le tue coltivazioni. Ah, ma venga con me, andiamo insieme, sì. Okay. Bellissimo. Guarda, qua. Bellissimo, e che cosa sono? Cinese. Cinese, sì, quella più mobile. Quello dell'opera italiano più dolo. Sì. Piero, quale di questi semi vuole portare? Allora, vediamo un po'. La signora ha scelto le cime di rapa, non possiamo toglierle. Consegnare? Allora. Cioè, gli spinaci, l'insalata alla lattuga riccia, il prezzemolo, le zucchine. La lattuga. Andiamo con la lattuga. Grazie. Un po' di soddisfazione, visto che vengono a vederci qui, questi qua veramente ci tengono ai giardini e lavorano. Siamo qui tutti i giorni che zappiamo, teniamo, controlliamo. Spettacolo. È il suo orto? Certo che è il mio orto. Io faccio tutto quello che fa lui, io compro. Noi quello che sappiamo, nel nostro piccolo, aiutiamo anche gli altri. Infatti i risultati si vedono che sono quasi uguali, identici, uno, due, tre. Perché come faccio io, loro mi vengono dietro perché vedono che è veramente... Che funziona, sì, viene bene. Sì. Purtroppo sono stati fortunati. È grosso, è vero, è più grosso. Ma certo . Che è più grosso. Sì, sì. Guarda questo! No, ma voi mi prendete per il sedere, cioè, ma per favore! Ma vuoi dirmi che questo è come il mio? Ma prendi il metro, va! Cosa vuole? Basilico. Questo è spinacio. Ah, spinaci. Spinaci. Zucchine o prezzemolo? Prezzemolo. Signor? San Fratello, Nino. Nino, San Fratello. Ci racconta qualcosa però, veloce. Com'è iniziato lei a... Ho iniziato, prima l'avevo in un'altra parte del giardino, poi abbiamo avuto questo, c'è una grande famiglia, ci aiutiamo uno con l'altro.
piace di più qua? Mi piace qua. Lei però non è pugliese, no, sento l'accento che non è pugliese. Siciliano, sì, provincia Palermo. Palermo. Si fa il pezzo. Io passo e lui me ne dà un po', perché è un bravo ragazzo e quindi ogni tanto passo e è un bravo ragazzo. No, è lui che aiuta me. Quando ho bisogno di qualche consiglio mi rivolgo a lui. Come devo fare così, quello che devo fare, quello che non devo fare, e lui mi dà le istruzioni. Il voilà. Vino esperto. Sì, sì, è molto esperto, sì. Spinaci e zucchini. Gli spinaci se li seminate adesso nascono in primavera, signori e signori. Se mi danno qualche consiglio lo accetto volentieri, e se mi chiedono un consiglio se lo so glielo do. Il resto io pianto quello che cresce prendo. Vi do io una bella ricetta di zucchine. Le zucchine, quelle piccole, tenere, allora si prendono, si lavano, si con il pelapatate si tagliano a fettine sottili e si mettono a marinare nell'aceto, origano, sale e olio. Dopo, quando le apri e le mangi dopo 2 ore, dopo 2 giorni, dopo 3 giorni, sono sempre buone, sono croccanti e sono sfiziose. Nel panino, nell'antipasto e tutto. Quelli là, marinati, olio extravergine. Però devono essere quelle zucchine dolci e tenere.